Si sente? Bene. Allora, buongiorno. Io ringrazio Forum PA che mi ha dato questa, che mi ha chiesto questa, che ha chiamato Lectio Magistralis con un tono un po' forse esagerato. Io cerco di raccontare un po' la mia esperienza, partendo da una prospettiva che è quella di chi per un po' di. Ci stanno entrando un po' di persone, quindi non so se fosse il caso di. Cosa devo fare? Allora, dicevo che volevo affrontare questo ragionamento a partire dalla prospettiva di una persona che sono della mia storia, che è quella di avere in qualche modo contribuito a fare e mettere in campo molti progetti di innovazione nell'amministrazione pubblica con il Dipartimento, eccetera, e poi da qualche anno ho provato a mettersi sul campo e a farli realmente, sperimentandosi come direttore generale del Comune. Del comune che è quello di Reggio Emilia, che è un comune di 170.000 abitanti, quindi una realtà media. Allora, il ragionamento che cercherò di fare è un ragionamento abbastanza schematico come logica, che è questo, cioè come cambiano le città, come cambia il ruolo del comune e rispetto a questo, quindi come cambiano dal mio punto di vista i modelli organizzativi di riferimento nei comuni. Allora, le città stanno cambiando e stanno cambiando in modo molto evidente, stanno cambiando. Le città stanno cambiando appunto anche le amministrazioni. Nel marzo del 2010 la Commissione europea ha fatto uscire questo documento, questo piano, questo documento strategico che si chiama Europa 2020, una strategia per la crescita, una crescita che chiama intelligente, sostenibile, inclusiva. Nella stessa direzione, anche le città in Europa si stanno muovendo in questo senso e anche molte delle città italiane più evolute stanno cercando di leggere il tema della crisi oggi come un contesto dal quale cercare di uscire non solamente con una posizione difensiva, ma investendo appunto sulla crescita, per uscire poi dalla crisi in un modo più forte, più coeso e con comunità che riescono a guardare al futuro non solamente attraverso un meccanismo di difesa. Quali sono le linee attraverso, sulle quali le città si stanno muovendo in questo senso? Io ne vedo cinque fondamentalmente. Una prima linea è la linea, diciamo, dell'integrazione delle politiche. Le persone, sempre di più, le donne, una donna per esempio, è madre, è lavoratrice, si preoccupa della salute dei figli, si preoccupa della formazione dei figli, eccetera. Cioè è una, certamente, ma è plurale, ha una pluralità di bisogni e di interessi. E come lei ce ne sono migliaia e centinaia. Quindi quando noi pensiamo alle politiche non le possiamo più pensare semplicemente in termini di eccellenze settoriali, non è più un problema di eccellenze settoriali, ma di avere un equilibrio di sistema. Una qualche misura noi dobbiamo evitare i fallimenti da questo punto di vista, anche del passato, dove si è scommesso troppo su degli aspetti specifici e si è perso di vista l'equilibrio di sistema. Che cosa vuol dire? Vuol dire che una crescita, per esempio, con tassi di disuguaglianza troppo forti, è una crescita che non può durare nel tempo. Una crescita che perde di vista e consuma troppe risorse del territorio è una crescita che non è sostenibile perché quel patrimonio consumato è un patrimonio che non è rigenerabile, così come la salute delle persone, eccetera. Cioè, occorre passare dalla ricerca di singoli primati in singoli settori, in singole specifiche politiche, al valore del benessere complessivo di una comunità di cittadini, cioè a una lettura d'insieme, quindi a una lettura delle politiche più integrate tra di loro. Una seconda direzione che vedo emergere molto forte è il tema del rapporto tra città e sviluppo locale, appunto il tema della crescita rispetto al modello economico. Non è pensabile pensare, come si dice in alcuni casi, di superare il modello di sviluppo economico della manifattura con altri meccanismi, altri settori che per definizione sono settori che saranno sempre complementari. Ad esempio a Reggio Emilia non possiamo pensare di superare la meccanica con il terziario avanzato e sostituirla con il terziario avanzato con il turismo. C'è poco da fare, bisognerà sviluppare semmai la meccatronica, far evolvere delle filiere, lavorare sul valore aggiunto, investire in ricerca e innovazione, far sì che le imprese si aggreghino per avere un accesso ai mercati finali.
eccetera. Cioè competere significa puntare sulla qualità del prodotto e non certamente sui costi, perché non saremo mai pari ai costi della Cina. In questo senso, il rapporto tra pubblico e imprese diventa molto forte, diventa molto più intenso, cioè i comuni storicamente non si sono mai occupati di sviluppo economico. Invece in questa fase vengono chiamati a occuparsi anche di una politica che paradossalmente dal punto di vista delle competenze amministrative li riguarda relativamente poco. Ma in realtà invece viene rafforzato proprio perché viene investito in sistemi di ricerca interaziendali. C'era l'altro giorno un articolo di Bonomi sul Sole 24 Ore che raccontava di questi vecchi capannoni che sono stati ripresi e rimessi a nuovo nel rapporto tra comuni e università per costruire nuovi centri di ricerca nel Veneto, per esempio. L'attrazione degli investimenti, le regole, gli incentivi, le modalità di committenza coerenti, in molti casi anche il ruolo delle multi utility che possono avere un ruolo di imprenditore istituzionale rispetto all'economia. Una terza direttrice che vedo molto forte è il tema del welfare. Cioè è chiaro che le politiche sociali cercano di supportare questo meccanismo di crescita. Noi dobbiamo avere chiarezza da questo punto di vista. Noi non esiste crescita senza coesione, non esiste coesione senza crescita. Se non c'è crescita, se non c'è ricchezza, non c'è ricchezza da ridistribuire nei sistemi di welfare. Se non ci sono sistemi di welfare, ormai tutti gli economisti lo dimostrano, non c'è possibilità di sviluppo economico. Il rapporto è molto stretto e molto forte. Ora però il problema di fondo è che la domanda di welfare, la domanda sociale sta esplodendo nelle città, raddoppiano gli anziani, c'è una crisi molto forte a questo punto di vista della domanda e le risorse trasferite dal centro sono praticamente prosciugate. Noi abbiamo avuto l'azzeramento di alcuni fondi e il dimezzamento di molti altri. Quindi c'è un tema di fondo che oramai è ineludibile, che vuol dire occorre ripensare il welfare, occorre ripensare i sistemi di welfare locale. Si cerca in questo senso, i tentativi sono quelli di prevenire il bisogno, lavorando sul tentativo di promuovere l'autonomia delle persone, tutto questo tema, le feste di vicinato, i rapporti di comunità, i legami, cioè si cerca di ricostruire dei legami di comunità, dei legami solidi tra le persone, o rispetto all'ambiente in cui si vive, il vicinato, o rispetto agli ambienti di lavoro, eccetera. Dove fondamentalmente il tema di fondo è quello di far sì che l'autonomia ci porti a prevenire il bisogno di cura. Non è più sufficiente avere dei buoni servizi di assistenza e av avere dei buoni servizi di prestazione di cura. Cioè non è più solo un problema di prestazioni di servizi, ma è un problema di fondo di far sì che una rete, un tessuto faccia da collante di una comunità e lasci le persone meno sole all'interno della propria relazione col contesto in cui vivono. In questo senso è anche necessario assicurare dei servizi più flessibili, non necessariamente di carattere pubblico, qua dobbiamo essere molto onesti, cioè non possiamo far sì che l'alternativa che abbiamo davanti sia la rigidità dell'assistenza domiciliare pubblica, che può essere o pubblica o privata, ma e il badantato. In mezzo non c'è nulla. Mentre probabilmente c'è un mondo da esplorare, che è un mondo fatto di imprese sociali, le chiama Yunus Social Business, eccetera, dove problemi collettivi possono essere affrontati creando maggiore flessibilità nel rapporto con il bisogno e anche maggiore occupazione dal punto di vista del settore di impiego. Ecco, in questo senso è proprio in un welfare che diventa welfare di comunità il rapporto con il sistema degli attori, con le imprese, con il sindacato, con il terzo settore si rafforza e non lascia più solamente, non viene più lasciato solo al soggetto pubblico, come dire, l'onere di raccogliere i bisogni di welfare prodotti dal modello di sviluppo economico e dall'andamento demografico. Cioè il pubblico in questo sistema nuovo di welfare che viene pensato fondamentalmente si colloca come un nervo, un ganglio fondamentale di una rete che però diventa una rete di responsabilità diffuse, nella comunità. La quarta direttrice che io vedo uscire in maniera molto chiara è un ribaltamento del rapporto tra sviluppo e territorio. Cioè, storicamente, in effetti, per molti anni, la leva del territorio è stata utilizzata come una leva di sviluppo economico in un ciclo breve. Cioè, che cosa significa? Significa rendita fondiaria,
trasformazione della classificazione dei terreni, sulla base di questo c'è stato sviluppo economico, consumo del territorio, ma c'è stata anche ricchezza dei piccoli artigiani, eccetera, eccetera, eccetera. Ora questo è evidente, il territorio è una risorsa finita, il ciclo dell'edilizia sta in grande crisi dappertutto, in tutti i luoghi. È evidente che il rapporto, ecco, in queste città che cercano di guardare all'Europa, il rapporto tra sviluppo e economia si rovescia. Cioè sono le competenze di sviluppo territoriale, le scelte strategiche di sviluppo del territorio che determinano come viene utilizzata la risorsa territorio, che torna ad essere una risorsa per lo sviluppo e non invece un'economia che viene drogata, diciamo, dalla speculazione urbana. Ecco, questo tema è veramente un rovesciamento di un modo di leggere. Cioè attraverso la leva urbanistica si cerca di accompagnare delle politiche di sviluppo, cioè sono le politiche che determinano l'urbanistica e non viceversa l'urbanistica e le scelte urbanistiche che determinano le ricadute sulle altre politiche. Attraverso la leva urbanistica poi si cerca di rigenerare, quindi in un qualche modo lega un legame molto forte con lo sviluppo economico, ma nello stesso tempo l'urbanistica che diventa una leva anche per il welfare, cioè si cerca di rigenerare il costruito, si cerca di ricostruire dei legami di territorio, si cerca di ricostruire delle dimensioni nelle quali lo spazio pubblico, lo spazio abitativo e lo spazio dei servizi hanno una loro coerenza tra di loro. Si cercano di ricucire slabbrature tra centro e periferia, si cerca di favorire gli insediamenti che generano permeabilità e relazioni tra le persone nel territorio, mentre si disincentivano fortemente quelle costruzioni, quelle nuove urbanizzazioni che invece sono solamente dormitorie, che quindi non hanno il mix, diciamo, e non aiutano il sistema alla costruzione delle relazioni. Quindi una coerenza molto forte non solo con lo sviluppo economico, ma anche con il sistema urbano. Cioè si cerca fondamentalmente di andare in direzione di una città più compatta, una città meno, dove lo sprolo urbano, la dispersione è meno forte e dove questa compattezza aiuta per esempio la mobilità sostenibile, il trasporto urbano, mentre la dispersione, diciamo, delle famose villettopoli ovviamente ostacola, perché rende tutto più difficile, rende più difficile il collegamento fognario, rende più difficile i collegamenti urbani, rende più difficile e fortemente difficoltosi la mobilità ciclabile, la mobilità sostenibile. Mentre le forme urbane più compatte da questo punto di vista racchiudono in questo senso nella dimensione appunto di una comunità che ha più forza di legame, più forza di legame. Ma non per questo queste comunità si chiudono su se stesse, cercano anzi di investire in moltissime infrastrutture per legarsi al resto del mondo e al resto dell'Europa. Cioè queste città investono sull'alta velocità, le città investono soprattutto sulle connessioni, sulla fibra ottica che sta per arrivare, sul wifi pubblico. Anche lì wifi pubblico non solo come diritto di accesso a una roba che oramai è una public utility, cioè un servizio pubblico, l'accesso a internet come diritto, ma wifi pubblico anche come opportunità per occupare in maniera cordiale i luoghi aperti, le piazze, vivere le piazze come cittadini che vivono i propri luoghi. Quindi competenze nello sviluppo economico, responsabilità nel welfare, relazioni con la comunità sono le caratteristiche che disegnano appunto una nuova idea di cittadinanza in queste città. Questo capitale sociale, perché di questo che stiamo parlando, così importante, è fondamentale perché le cose che dicevamo, cioè la crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, non siano semplicemente delle mete irraggiungibili, richiede fondamentalmente, secondo in molti di questi casi, il coraggio di tornare a investire sulle persone e sui valori, cioè rimette al centro la dimensione della politica che esce semplicemente dal consenso come fine a se stesso, e ritorna ad avere invece il coraggio di avere, come dire, un progetto pedagogico, un progetto nell'indicare il futuro e la responsabilità, assumersi la responsabilità di indicare il futuro ai propri cittadini. Questa direttrice pone al centro il valore del senso civico, appunto, della fiducia tra i cittadini e le istituzioni, e valorizzando appunto le forme di protagonismo dal basso, non a caso entra Gregorio Arena mentre dicevo queste cose, e la cittadinanza attiva, cioè sembra fatto apposta, ascoltato fuori. Il tema che queste città si pongono è un vecchio slogan che dicevano anche in Reinventing Government, Osmond e Gebel, il governo di Clinton: istituzioni forti sono solo dove esistono comunità forti.
e comunità forti sono solo dove esistono istituzioni forti. Questo rapporto molto stretto tra istituzioni e comunità. In queste città, appunto, diciamo alla retorica del cittadino cliente, no? Interessato più alla sua utilità individuale, al beneficio individuale, viene preferito il ruolo del cives, del cittadino come protagonista responsabile della vita della propria comunità. Ecco, a questo capitale sociale non è solamente un problema di intensità, ma anche di qualità, di un capitale sociale che ha bisogno di avere una maggiore apertura culturale, e quindi il tema dell'istruzione e dell'investimento sulle persone in queste città diventa un tema molto forte, che non si esaurisce nel semplice passaggio da avere un diploma superiore per tutti ad avere un diploma universitario. Non è solamente un tema di trasferimento di conoscenze, ma è un tema di facilitare quell'apprendimento riflessivo che genera consapevolezza e, come dire, virtù civiche. In questo senso queste città investono molto anche sulle nuove agenzie formative che affiancano quelle tradizionalmente in crisi, come l'associazionismo, il volontariato, eccetera. E non ultimo il fatto che investono in un'idea della cultura che non è solamente l'oasir, divertimento, ma che diventa anche una cultura che è coerente con le politiche di riferimento, che è una cultura che aiuta a sviluppare quei valori civici di cittadinanza, democrazia, solidarietà, che diventano capitale sociale funzionale e fondamentale per avere crescita, innovazione e sostenibilità. Ma se queste sono le principali direzioni del cambiamento, quelle cinque che io avevo visto, no? Avevo, come dire, ho indicato, poi possono essercene molte altre, queste mi sembrano molto forti. Come cambia il ruolo dei comuni e che cosa viene chiesto ai sindaci delle città? Allora, il comune in questo senso diventa, le istituzioni diventano un po' il centro del governo di una rete di attori che in modo molto concertato si assumono collettivamente le responsabilità. L'abbiamo visto prima, nei rapporti con l'impresa, nei rapporti col territorio, nei rapporti nel welfare, diventa un problema di governo, sostanzialmente degli attori di governo della rete, come diceva il titolo della lezione. Così, se al pubblico viene chiesto di impegnarsi nello sviluppo economico, che appunto dicevamo fuori dalle competenze tradizionali del comune, così alle imprese viene chiesto di contribuire al welfare o viene chiesto di contribuire dal punto di vista della responsabilità ambientale, eccetera, di occuparsi ad esempio dei familiari, dei propri dipendenti, ad esempio anche attivando convenzioni per gli asili o per le case protette, no? Il tema del welfare aziendale come possibile risposta anche al calo delle risorse. Quindi accanto, diciamo, al ruolo prestazionale tradizionale, al sistema pubblico viene chiesto di governare appunto questa fitta rete di legami che lega gli attori della comunità, no? Quindi allargando i processi decisionali ad altri soggetti, il tema di includere nei processi decisionali, integrando le logiche di programmazione delle singole politiche pubbliche e coinvolgendo altri attori nel comportamento concreto, nell'attività pubblica, di interesse generale. Quindi dopo che per molti anni era stata teorizzata un po' la necessità di un ritorno a uno stato minimo e a una regressione del ruolo del pubblico rispetto alla prestazione dei servizi, diciamo, il comune non perde affatto la propria centralità, anzi al contrario diventa un attore ancora più protagonista. La riacquista non tanto in termini di produzione di servizi, questo no, ma in termini certamente di leadership progettuale e di visione di sistema. Cioè chi tira la rete di questi attori normalmente è il sindaco delle città, cioè è il comune. Certamente anche al comune viene chiesto uno scatto ambizioso, nello stesso modo anche al comune viene chiesto di investire in ricerca e innovazione, viene chiesto di fare un salto di qualità, viene chiesto di innestare appunto nuove capacità sistemiche, viene chiesto di collocarsi sulla parte pregiata della catena del valore, se vogliamo utilizzare i termini che si usano anche nel sistema imprenditoriale. Ecco, ciò che accade però è che raramente noi abbiamo delle condizioni amministrative nelle nostre amministrazioni, in queste amministrazioni, necessarie per realizzare questi cambiamenti di ruolo. Cioè i modelli organizzativi e i modelli di management sono ancora molto concentrati su uno schema che è quello tradizionale, cioè della produzione di beni e servizi. Quindi da un lato noi abbiamo un ruolo che cambia
e che dice al comune, all'istituzione, c'è bisogno di un soggetto che faccia da catalizzatore e da perno e quindi che deve essere capace di governare la rete, quindi avere una lettura e una capacità trasversale. Dall'altra abbiamo un modello organizzativo concentrato sostanzialmente sull'efficienza e sulla qualità nella produzione di servizi. Le stesse riforme amministrative degli ultimi 20 anni, quindi, sono state centrate sostanzialmente su questa idea, cioè generare maggiore efficienza e qualità nella produzione dei servizi, non invece sulla capacità di creare un comune, un soggetto capace di gestire, governare e governare i sistemi. Un primo elemento di e quindi qual è il rapporto tra questo nuovo ruolo di governo e l'innovazione organizzativa? Un primo elemento di difficoltà che io osservo e che nelle amministrazioni non sono quasi mai individuati dei soggetti tecnici preposti a fare questo mestiere. Cioè, chi è il soggetto che dentro l'amministrazione governa la rete degli attori del welfare? Chi è dentro questa amministrazione il soggetto che governa la rete con i rapporti sul piano dello sviluppo economico, con le imprese, i sindacati, eccetera, eccetera? Chi è che mette insieme questi pezzi? Non sono tecnicamente individuati. Normalmente vengono esercitati questi ruoli da soggetti esterni, da task force o da politici che hanno una dimensione in questo senso temporanea. Ecco, io credo che invece se le funzioni di governo sono così importanti e divengono sempre più il valore aggiunto della nuova forma dei comuni, sia necessario che queste funzioni siano internalizzate strutturalmente all'interno degli organigrammi del comune. Perché credo che questi soggetti a tutti gli effetti debbano avere il potere, i requisiti e le responsabilità della funzione pubblica. Cioè una questione anche di trasparenza, di chiarezza delle responsabilità e crescita del ruolo istituzionale dei comuni. Cioè se queste funzioni di governo sono funzioni davvero centrali all'interno delle organizzazioni, noi non possiamo far sì che ogni volta quel patrimonio di relazioni e di fiducia si disperda perché le task force smontano, perché i progetti si cambiano. C'è bisogno di avere degli interlocutori stabili all'interno delle nostre organizzazioni che diventino una base consolidata per diventare punto di riferimento della comunità nel governo di queste relazioni. Cioè, se questo ruolo è così rilevante, allora è necessario investire, secondo me, in queste funzioni. Sul piano operativo, poi, governare la rete, io, per esempio, quello che dicevo prima, sostanzialmente nella mia amministrazione l'ho tradotto in una cosa banale, ho introdotto delle dimensioni trasversali all'organizzazione, introducendo un'organizzazione matriciale che individua dei responsabili di politiche pubbliche. Sono soggetti dedicati a fare questo mestiere e separati da coloro che producono i servizi, perché altrimenti vengono risucchiati dal contingente, dalla gestione quotidiana e quindi travolti dal bisogno di dare le risposte nella gestione dei servizi. Quindi figure ad hoc dedicate a governare la trasversalità nel sistema delle relazioni. Cioè, perché altrimenti la domanda è: chi è che parla col terzo settore, chi è che mette d'accordo, eccetera, eccetera? Nessuno. Non hanno risposte, non hanno interlocutori. Questo bisogno molto forte di trovare una centralità in questo. Piano operativo, poi governare la rete significa anche, secondo me, poter contare rispetto ad alcuni progetti importanti su team interistituzionali che lavorino insieme in modo dedicato. Per esempio, una porzione territoriale sulla quale insiste un progetto di sviluppo importante di un territorio può benissimo vedere lavorare insieme i tecnici, i funzionari, gli amministratori di comune, provincia, degli ordini professionali, dei proprietari stessi di quel territorio, cioè c'è bisogno di lavorare insieme in modo strutturale. E non è solamente riferibile a dei progetti. Faccio un esempio: quello che sta venendo fuori in maniera abbastanza numerosa è il tema delle fondazioni di partecipazione. In molte situazioni noi assistiamo nel settore del welfare, ma anche in altri settori, ad esempio nello sport, a fondazioni di comunità, fondazione dello sport, eccetera, che sono fatte congiuntamente da comune, per esempio nello sport CONI, enti di promozione sportiva, società sportive, che insieme partecipano ad una fondazione di partecipazione, la quale gestisce molti dei compiti storicamente
gestiti dal comune. Cioè c'è un richiamo, un riportare all'interno della responsabilità istituzionale i soggetti della società da un lato e dall'altro come dire, il comune che rinuncia a un pezzo del proprio potere condividendolo con altri soggetti all'interno di una fondazione di partecipazione. Qual è la logica che c'è dietro? La logica che c'è dietro è che progetti che prevedono e mettono insieme più attori che insistono rispetto alla stessa realizzazione, hanno bisogno che questi attori, per facilitare il modo di lavorare, lavorino insieme all'interno di organizzazioni che diventano spurie, che diventano organizzazioni di interesse generale nelle quali c'è sì il comune, ma sono anche gli altri attori assolutamente presenti all'interno di questa cosa. Ecco, è chiaro che questo significa ripensare per il sistema degli attori il concetto stesso di processo. Il processo non è chiuso all'interno della singola organizzazione, ma il processo produttivo diventa trasversale al sistema delle organizzazioni e degli attori. Pensiamo al processo di accompagnamento di un anziano. Il processo di accompagnamento di un anziano non è il processo del comune, dell'ASL, del volontariato, eccetera. Va pensato come un processo integrato che vede l'insieme degli attori, ma il processo è unico ed è trasversale a questo sistema di attori. In questa prospettiva anche il tema stesso della semplificazione cambia radicalmente. Cambia radicalmente. Se io ci devo mettere 2 anni per valorizzare un bene culturale, perché la soprintendenza ci mette 2 anni a darmi una risposta, ho un bel da semplificare gli atti dell'ASL e avere velocemente gli atti dell'ASL, ma non mi serve. O è una semplificazione di sistema e quindi rispetto a un processo concreto di messa in campo di beni, o se è semplicemente un settore, come dire, parziale, certo, è una cosa importante, semplifica quell'atto dell'ASL, eccetera, eccetera, ma non è risolutivo del processo di carattere generale. Se noi apriamo lo sguardo dei processi fuori dai confini della singola organizzazione, ma le vediamo come processi riferiti alle persone che devono realizzare dei diritti e delle opportunità sul proprio territorio, allora riusciamo a vedere questa trasversalità perché cambia completamente il sistema degli attori. Così, allora, cambia, se trasversale il processo produttivo, cambia il modo che noi possiamo avere di pensare il risultato. Il risultato non è l'output del comune o dell'ASL, ma il risultato è l'outcome di sistema, di territorio. Ciò che conta in un territorio sono le condizioni in cui vivono le persone. Cioè un basso tasso di occupazione in una città è un problema, al di là del fatto che sia un fatto del comune, della provincia, degli uffici per l'impiego, del ministero, non interessa a nessuno. Dobbiamo uscire da questa logica, non interessa a nessuno. Interessa solo che c'è un basso tasso di occupazione. E di questo problema va informata e investita l'agenda di un sindaco, di un comune, di una città. Cioè è solo se noi riportiamo il concetto di risultato dal punto di vista delle capability, come direbbe Sen, delle persone, che allora riusciamo in un qualche modo ad avere un'idea di politiche integrate e di sistema complessivo. Cioè cambia il concetto stesso di risultato. In questo senso devo dire la 150, pur rimanendo nell'ottica aziendale, cioè della singola organizzazione, però fa un passo avanti importante introducendo questo elemento della valutazione degli outcome, degli impatti, cioè delle ricadute dal punto di vista dei cittadini. Non possiamo continuare a misurare le nostre performance semplicemente come un problema autoreferenziale dell'amministrazione sulla propria efficienza, eccetera. Ma se partiamo di qua allora, se il risultato è quello, cambia anche il processo di allocazione delle risorse, che non diventa più un problema di distribuzione delle risorse all'interno dei centri di responsabilità dei comuni, quindi in una logica budgetaria, incrementale o decrementale in questa fase. Cambia e diventa un problema diverso come distribuisco le risorse all'interno dei progetti importanti per risolvere quel bisogno dei cittadini, progetti che possono essere o del pubblico o del privato o del terzo settore. Cioè il problema diventa come alloco le risorse per risolvere quel bisogno, che è un bisogno complessivo dei cittadini. Capite che il processo di programmazione, di allocazione delle risorse cambia radicalmente, non parte più dallo storico, ma parte dal bisogno. E per risolvere il bisogno, quali sono allora i progetti che metto in campo, che faccio mettere in campo, che chiedo di mettere in campo e quindi e quali di questi appunto finanzio. In questo senso allora,
Il ruolo del comune divenne quello di individuare i bisogni e incentivare le risposte da parte della comunità. Ad esempio, nel micro è quello della, non so, ad esempio un caso, l'animazione di un centro storico non necessariamente deve essere fatto dalla notte bianca fatta dal comune. Oggi ne vediamo. Ma può essere benissimo messo in moto un protagonismo degli esercenti, messo in moto un protagonismo di chi vive il territorio, messo in moto un protagonismo, come dire, degli artisti. Questo significa che se è vero che il bisogno diventa più complesso e il bisogno è il nostro punto di partenza, non è vero che noi dobbiamo per questo moltiplicare i processi produttivi che gestiamo direttamente. E non per questo, ed è necessario che usciamo dall'alternativa tra make or buy. Il problema non è se facciamo dentro o se facciamo fuori, ma il problema è se lo gestiamo o se invece chiediamo alla comunità di mettersi in moto per risolvere un problema produttivo. Se valorizziamo la spinta della comunità, uscire dall'alternativa del insourcing o outsourcing. Facevo l'esempio dell'animazione nel micro, ma nel macro possiamo vedere tutta la logica del project financing. Project finance che vuol dire rivitalizza uno spazio pubblico facendo sì che il privato ci possa guadagnare qualcosa perché il profitto è, come dire, fa parte della nostra, come dire, dimensione economica e non c'è niente di. E nello stesso tempo però risolviamo dei problemi collettivi. Cioè uscire dalla logica della mamma comune che deve risolvere tutti i problemi, uscire da una logica in cui il problema è il pubblico che lo deve risolvere. Il problema va effettivamente evidenziato da parte del pubblico, ma il ruolo del pubblico diviene quello di mettere in moto e stimolare, incentivare le energie e le risorse del territorio perché questi problemi possano essere affrontati a livello di comunità. Molti esempi si possono fare nel welfare, nella mobilità sostenibile, eccetera. Ci sono, noi per esempio abbiamo lanciato un bando, abbiamo preso tutta questa microprogettualità, abbiamo fatto un bando unico, che abbiamo chiamato i Reggiani per esempio, abbiamo detto chi è che rispetto ai nostri bisogni, agli obiettivi che abbiamo chiarito, ha delle proposte progettuali da mettere in campo. Voi ci mettete questa roba, noi vi diamo una mano a realizzare. Diamo piccoli contributi, un sostegno logistico, eccetera, e si è messo in moto veramente una cosa molto importante. Associazioni che gestiscono autonomamente teatri, persone che hanno organizzato iniziative, eccetera, eccetera. E questo ha due valenze: una operativa, che è quella che dicevo prima, cioè risorse della comunità che vengono messe in gioco, e una fondamentale valoriale, lo dicevamo prima, il valore del capitale sociale. Se per avere questo sistema di relazioni diventa fondamentale, il valore del capitale sociale è valore in sé. Ecco, quindi nella condivisione di questa strategia comune, il ruolo di regia del pubblico appunto diventa fondamentale. In questo senso, secondo me, è anche importante cercare di ricondurre le pratiche di responsabilità sociale di impresa fuori da una relazione diretta tra impresa e stakeholder, cioè cercare di integrare le politiche di responsabilità sociale di impresa all'interno delle politiche pubbliche. Per esempio, l'idea che ci possa essere una contrattazione territoriale tra comune, imprese, organizzazioni sindacali, nelle quali si concertano politiche, per esempio sull'integrazione degli immigrati, e la possibilità quindi di inserire nei processi di contrattazione aziendale la richiesta che siano le imprese stesse a farsi carico dell'alfabetizzazione dei propri lavoratori. Quindi legare i processi di responsabilità sociale di impresa in maniera forte alle politiche pubbliche. Sarebbe interessante effettivamente se la patente di impresa responsabile non venisse data dall'impresa stessa nei suoi documenti, ma fosse data appunto dalla comunità che riconosce effettivamente che c'è stata una responsabilità di impresa. Ecco, inserirla all'interno delle politiche pubbliche, secondo me, è la vera grande novità, cioè nel senso, la grande differenza tra il fatto che le imprese si diano da fare, tra la filantropia e il ruolo e invece un'idea di sussidiarietà orizzontale sta qua, cioè la sussidiarietà orizzontale pubblica è all'interno di un processo di sussidiarietà orizzontale, ci sono ruoli e comportamenti dei diversi attori nel rispetto dei diversi ruoli, di responsabilità e partecipazione all'interesse generale, ma stanno dentro un disegno comune.
Altrimenti, quando l'impresa semplicemente fa un'erogazione, compra un'ambulanza per i fatti suoi, eccetera, diventa un atteggiamento filantropico, che è un'altra cosa, nobilissima, interessantissima, bellissima, ma è fuori da un disegno di riforma di un welfare all'interno di un sistema di welfare delle responsabilità, per esempio. Questo però richiede, sempre dal punto, e torno su un tema manageriale, un ruolo fondamentale della comunicazione pubblica. La comunicazione pubblica, per esempio, per far sì che un'impresa si senta di maggiore utilità piuttosto che pubblicare il suo libricino, no? Sul suo bilancio sociale, eccetera, un riconoscimento da parte della città sulla sua responsabilità nei confronti della comunità richiede un forte investimento e un ruolo molto importante della comunicazione pubblica. Ecco, anche qua come cambia nel governo della rete il ruolo della comunicazione. La comunicazione pubblica era fortemente centrata sulla reputazione del comune e, oppure sulla relazione tra comune e utente dei servizi. Qui cambia in parte gli obiettivi, i destinatari e la forma stessa della comunicazione. Io vedo fondamentalmente tre grandi funzioni della nuova comunicazione pubblica all'interno del processo di governo della rete. Una prima funzione è la condivisione degli obiettivi. Io ho un bel da dire che bisogna fare la raccolta differenziata, però se le persone non condividono questo obiettivo, la raccolta differenziata non si farà mai. O gli attori interi della comunità condividono quell'obiettivo, oppure non ci sarà mai nessuna raccolta. In secondo luogo, la comunicazione deve promuovere, incentivare questi comportamenti attivi. Non è che si hanno in natura e si hanno perché ci sono così le persone buone. Perché è importante invece stimolare questi comportamenti, incentivarli. Occorre campagne di valorizzazione dei comportamenti civici, cioè ci sono comportamenti che vanno legittimati e comportamenti che vanno delegittimati. In Spagna vedevo poco tempo fa un giornale che diceva, guardate, questo, c'era tutto un bidone dei rifiuti con i rifiuti fuori, guardate qua i nostri cittadini come sono incivili. Che è diverso che dire, guardate come il comune è inefficiente che non raccoglie rifiuti. Sono prospettive diverse. C'è un tema di significare il valore della responsabilità e legittimare chi si assume la responsabilità, delegittimando invece chi scarica le responsabilità solamente sugli altri. Far legittimare e riconoscere come importanti della comunità appunto questi comportamenti è un fattore, dicevo, fondamentale. Ecco, per esempio, facevo prima il caso della Notte Bianca o dell'animazione di un centro storico. Perché i commercianti di un centro storico, concretamente, si mettano in moto? Non è che lo fanno perché, ma lo fanno perché devono capire che quello è il problema, devono capire che il loro ruolo può essere fondamentale, devono capire che se lo fanno il comune gli va incontro e gli aiuta, gli dà una mano. Cioè devono capire che chi più si dà da fare più viene avvantaggiato in un qualche modo attraverso il fatto che gli viene dato un service piuttosto che una facilitazione nell'avere la distesina, eccetera, eccetera. Ecco, e che scatti un meccanismo di emulazione. In questo la comunicazione può giocare. E questo non avviene perché così, ma avviene perché ci si lavora, perché c'è una comunicazione mirata e perché si vuole raggiungere quell'obiettivo, cioè di attivare le risorse del territorio. Troppo spesso noi vediamo una comunicazione nella quale sono assente le due componenti fondamentali di un progetto di comunicazione, la chiarezza degli obiettivi e la chiarezza dei destinatari. In queste due dimensioni, chiarezza degli obiettivi e chiarezza dei destinatari, è fondamentale. Cioè se noi vogliamo far sì che si attivino le risorse di una comunità, noi dobbiamo avere chiaro che quello è il nostro obiettivo e che i destinatari sono i soggetti che vogliamo in un qualche modo attivare. In terzo luogo, la comunicazione deve girare la lente dal punto di vista dei cittadini. Cioè, se dicevamo prima che il problema del cittadino è uno e non è in funzione degli attori che si mettono in campo, prendiamo il caso delle manifestazioni culturali. Il cartellone di una città che mette insieme ai cittadini non interessa sapere chi fa che cosa, ai cittadini interessa sapere quali opportunità hanno di vivere la propria città. Un cartellone di una città ha molti vantaggi, moltissimi vantaggi, non solo in termini di efficienza e di assenza di dispersione della comunicazione, ma che il cittadino viene riconosciuto come unico,
Se io riesco a far sì che i teatri, i musei, le biblioteche, i privati, eccetera, partecipino a un unico cartellone della città, significa che il cittadino si assume il punto di vista del cittadino che deve vivere la città, non il punto di vista della gratificazione degli enti che erogano gli spettacoli. E in realtà l'ente singolo che è attore di quello spettacolo non perde visibilità perché sta dentro una proposta che è molto più interessante. Sta dentro una proposta che assume un valore di sistema e quindi diventa più interessante, altrimenti il cittadino non lo legge neanche, perché ha 100.000 foglietti che in ogni bar tira su e ai quali non risponde. Ma il comune stesso non perde visibilità. Ma al contrario ne acquista perché illuminando e facendo luce sugli altri attori del territorio, di riflesso fa luce su se stesso, perché offre un'opportunità migliore di vita al cittadino nella sua comunità. Ecco, quindi diciamo anche la comunicazione assume questo ruolo. Quindi presidiare le politiche con responsabilità dedicate, dicevo prima, includere gli attori della rete nell'organizzazione dell'azione collettiva, le task force, le fondazioni, ripensare i confini dei processi, vedere i processi trasversalmente, ripensare il modo, di pensare il risultato, quindi passando da una logica di efficienza e qualità dell'output a una logica di outcome di sistema, mobilitare le risorse della comunità, rovesciare la prospettiva di comunicazione. Queste sono le strade e sono rivoluzioni però cognitive e comportamentali per le nostre organizzazioni. Significa ripensare completamente le nostre organizzazioni. Allora la domanda è in realtà su quali risorse possiamo contare per poter modificare queste prospettive organizzative. Allora non c'è dubbio che la leva tecnologica va tutta in questa direzione, dal cloud computing alla questione del 2.0, alle questioni della rete, alle questioni della connessione, eccetera. Cioè tutta la tecnologia va nella direzione di facilitare il governo delle relazioni. Però io credo, e questa è una grande risorsa, una risorsa che è disponibile, una risorsa che è attivabile, che in molte amministrazioni attivate, i social network, abbiamo presentato l'altro giorno una ricerca sui social network in Italia, il problema di fondo è che i social network vengono utilizzati come strumenti di comunicazione a una via, quindi molto lontana dall'idea del 2.0 della relazione. Ma allora non è un problema di dotazione di strumentazione tecnologica, ma diventa un problema di disponibilità professionali, di competenze professionali. Cioè la domanda vera che ci dobbiamo porre è se siamo capaci. Cioè se siamo capaci di spostare l'asse del ragionamento, se siamo capaci soprattutto di farlo in corsa, perché noi dobbiamo continuare a produrre servizi. Non è che ci possiamo fermare e cambiare modello, dobbiamo continuare a produrre servizi e farlo in modo efficiente e di qualità. E contemporaneamente però bisogna incominciare a spostare l'ottica su una dimensione che in qualche modo ruota di 180 gradi e guarda la comunità in modo trasversale e non solo verticale. Quindi è un problema di capitale umano, cioè dobbiamo chiederci delle domande anche difficili dal mio punto di vista, cioè se esistono nelle nostre istituzioni attori che abbiano questa leadership visionaria, questa capacità di governare il sistema della rete degli attori, è una competenza fondamentale, per condividere valori, per concertare le azioni, per mobilitare le risorse. Cioè la domanda è concretamente chi lo fa questo ruolo? Cioè i nostri amministratori sono disponibili a cedere un pezzo di potere per coinvolgere altri attori? Sono disponibili a fare entrare altri soggetti nella costruzione delle decisioni, nelle scelte dell'allocazione delle risorse? I nostri dirigenti sono capaci di avere questa leadership e di, come dire, far condividere gli obiettivi, concertare con gli attori, mobilitare le risorse. I nostri dirigenti di settore sono capaci di fare questo. Le nostre funzioni di comunicazione hanno il potere, la centralità e la visione, ma anche il potere proprio di comunicare l'intera comunità e non solamente. I nostri controller riescono a leggere la comunità, ma gli stessi attori della rete poi hanno voglia di mettersi in gioco per essere protagonisti, non solamente clienti di una relazione contrattuale che sia il nostro fornitore dentro un processo contrattuale di outsourcing o il nostro utente all'interno del processo.
uscire da una logica semplicemente contrattuale, entrare in una logica di partnership e quindi di assunzione di responsabilità rispetto al fatto che sto facendo un compito di interesse generale. Cioè governare la rete degli attori dipende anche da chi sono gli attori, da che caratteristiche hanno questi attori. Cioè fondamentalmente è un problema di, non è un problema solo di competenze tecniche, ma è principalmente un problema di competenze organizzative. Pensiero sistemico, costruire reti di relazione, negoziazione, cooperazione, lavoro di gruppo, l'orientamento al risultato, sono competenze organizzative, quindi che se è possibile valutarle, selezionarle, apprenderle e svilupparle. È evidente che non possono però essere semplicemente degli item di una scheda di valutazione, cioè vuol dire reimpostare le politiche del personale, vuol dire centrare le politiche del personale sul sistema delle competenze, vuol dire che le assunzioni non le faccio sulla base dei temi, ma le faccio sulla base del possesso di queste competenze. Vuol dire che la mobilità la faccio in funzione di chi ha queste competenze e questi requisiti. Vuol dire che la formazione la faccio per mettere in moto questi meccanismi. Cioè devo far sì che ci sia uno sviluppo, un accesso alla funzione pubblica, eccetera, che sia centrata su queste competenze. Teniamo però conto che il personale pubblico è un personale fortemente scolarizzato, il 70% dei dipendenti pubblici ha il diploma o il titolo di laurea, mentre nel privato si rovesciano le proporzioni. Quindi ha una forte potenzialità, però il tema è anche investire emotivamente sui lavoratori per sviluppare questo senso di appartenenza, fondato fondamentalmente sul significato e il valore del lavoro pubblico. Cioè se si perde di vista il valore del lavoro pubblico e si perde di vista l'orgoglio di lavorare per un'amministrazione pubblica, io credo che si perda l'80% della potenzialità di attrattore del mercato del lavoro pubblico. Cioè, alla fine, se perdiamo di vista questo e se perdiamo di vista che lavorare nella pubblica amministrazione è più bello, è più divertente, è più importante da un certo punto di vista, perché è un valore pubblico, noi nella pubblica amministrazione non verrà più a lavorare nessuno. E questo è un grande problema. Noi abbiamo bisogno di riscoprire questa dimensione, cioè se chi lavora un ufficio tributi non ha chiaro che il suo controllo ISEE è fondamentale per garantire equità sociale e non perché sta facendo una pratica burocratica, noi perdiamo di vista l'80% della potenzialità di queste persone, buttiamo un patrimonio di risorse e prevale la noia dell'attività di routine, dell'attività burocratica. Se l'investimento valoriale, quindi sul capitale pubblico, è così rilevante, però è anche altrettanto evidente che non è pensabile che queste dimensioni siano sviluppate tutte all'interno di percorsi professionali che si fanno tutti dentro la stessa, chiusi all'interno di una stessa organizzazione o addirittura bloccati nella stessa posizione organizzativa. Cioè se le persone non hanno sviluppi di carriera anche multiformi, noi non possiamo pensare che si sviluppino competenze di rete e di sistema o visione sistemica, perché vedono un pezzo troppo limitato del nostro contesto. Per questa ragione è importante sviluppare la mobilità da un lato, ma per questa stessa ragione non possiamo negarci che importare all'interno di amministrazioni pubbliche competenze anche sviluppate all'esterno sia una risorsa importante all'interno delle amministrazioni pubbliche. È una ricchezza sulla quale puntare. Infine, io credo che vada non tralasciato il tema di come si fa la formazione. Cioè, se la formazione è una, di nuovo, se noi vediamo i processi come trasversali, se noi vediamo che un sistema e una rete di attori muove sul piano della formazione, scusate, viene chiamata in causa sul piano dei processi di produzione, quindi anche gli attori privati, eccetera. Allora è sempre più importante costruire quello che si chiama il background comune, cioè un terreno comune. Cioè se gli operatori del sociale di un comune, gli operatori della ASL, gli operatori del terzo settore hanno una cultura, dei parametri culturali condivisi su che cosa significa welfare oggi, diventa più facile governare la rete. Se noi abbiamo soggetti che appartengono a reti e che hanno input, come dire, formativi comuni, diventa più facile. Quello che una volta chiamavamo formazione condivisa, di nuovo cito Gregorio Arena perché con lui avevamo discusso di questi temi, diventa veramente un investimento che rende più semplice la relazione. Se le persone parlano lo stesso linguaggio, è più semplice per le persone stare insieme. Non a caso,
Le imprese, laddove operano nell'impresa senza confine, quindi anche loro hanno il problema della rete, costituiscono consorzi formativi all'interno di quelle che chiamano collaborazioni pragmatiche. Cioè l'idea di avere unici riferimenti formativi che mettono a sistema il sistema delle competenze per facilitare il dialogo. Ecco, dal mio punto di vista, quindi, governare la rete diventa in un qualche modo non più solamente un'opzione, una possibilità, ma sta diventando veramente una necessità. Quello che di più all'interno di un'amministrazione si sente la mancanza, l'assenza e la carenza è proprio di questa, perché è evidente a tutti che questo diventa il problema. Ogni giorno siamo chiamati a governare questi rapporti, a avere a che fare con soggetti multipli, a doverci intrecciare in mille modi, con mille attori per risolvere i problemi. E sempre ogni giorno ci rendiamo conto che queste competenze sono molto assenti ancora nella nostra organizzazione. Si tratta quindi, secondo me, di modificare il sistema organizzativi e i sistemi delle competenze, perché il problema di fondo è che non è tanto appunto una possibilità o un'opzione, perché il nostro sistema di welfare, la nostra crescita e il nostro ambiente non hanno il tempo di aspettare. Né i nostri tentennamenti, né che si risolvano e che creino degli effetti le riforme normative, che appunto, come diceva ieri al convegno della funzione pubblica Giovanni Valotti, sono come le pinete, fanno bene ma non curano. Grazie. Ovviamente se qualcuno, adesso non so neanche che ore sono, 2:30, quindi è stato preciso. Se qualcuno vuole dire qualcosa, io sono qui. Se invece, come volete. Aspetti, magari se la può ripetere. La dimensione urbana è differente. Lei lavora e opera molto bene, da quello che possiamo sapere, in una città di 170.000 abitanti. Chiaramente Roma, Milano, altre città sono altre dimensioni. Un ragionamento di questo Sì. tipo, applicato a una città di dimensioni 10 volte tanto, avrà delle, diciamo, varianti. Le può Sì, indicare in linea io di massima? le rispondo con tre questioni. La prima è che è perfettamente d'accordo con lei, la dimensione sicuramente è centrale e un conto è parlare di Roma o Milano o Torino, cioè di città metropolitane, e un conto è parlare di città medie. È chiaro anche che l'ossatura del paese è un'ossatura fatta di comunità più piccole. Molti comuni sono in dimensioni più piccole e quindi questo è un problema che riguarda molte amministrazioni. Io non posso permettermi di dire come può essere all'interno di città più grandi perché non ho lavorato, ho solamente vissuto 10 anni a Roma, quindi ho lavorato a Milano, ma non, come dire, con responsabilità istituzionale all'interno di quelle amministrazioni. Credo che nelle città più grandi il ragionamento possa essere fatto su porzioni del territorio. Cioè la rete degli attori in porzioni limitate del territorio può ricostruire dimensioni dinamiche di comunità o di progettazione territoriale che possono andare in questa direzione. Cioè il problema del governo della rete, dal mio punto di vista, è un problema che c'è e che ci sarà sempre di più anche a prescindere dalle dimensioni. Quello che secondo me è finita è l'idea che il comune faccia tutto e il comune produca da solo tutti i beni e tutti i servizi per risolvere i problemi. Quindi nel momento in cui i problemi diventano più grandi e il comune riduce, come dire, la sua presenza nella produzione diretta dei beni e dei servizi, aumenta il suo bisogno di coordinare le interdipendenze. È proprio un fatto, come dire, quasi fisiologico dei mutamenti che ci sono in corso. Prego. Sì, sono Marco Alfano, Regione Siciliana, e volevo sapere quali strumenti avete messo in atto per l'interazione con cittadini e imprese, penso Agenda 21 o similari, e come stanno funzionando, diciamo, queste esperienze. Sì, noi abbiamo messo in campo, diciamo, una nostra visione di città che abbiamo condiviso con tutti gli attori, parlo di anni fa, di 2009, diciamo,
Sulla base di questo poi stiamo portando avanti uno sviluppo territoriale attraverso dei gruppi di lavoro realizzati con il sistema degli attori, i quali rispetto a dei progetti specifici o territoriali o di, diciamo, settoriali su delle competenze economiche, noi abbiamo individuato, faccio l'esempio, come competenze distintive del territorio, il tema dell'educazione, perché noi abbiamo gli asili più belli del mondo, non nella retorica, eccetera, ma questo degli asili non è semplicemente che vendiamo in giro formazione, ma che vendiamo in giro gli asili, quindi andiamo in Cina a produrre proprio la struttura fisica degli asili, delle cose, eccetera, eccetera. Quindi c'è un gruppo di lavoro su un progetto di sviluppo economico fondato sul tema della competenza distintiva dell'educazione, un progetto fondato, e quindi anche in questo ci stanno anche gli imprenditori, perché è un driver di sviluppo economico, no? Quindi c'è tutta la filiera dei mobili per i bambini, eccetera, eccetera. Un altro tema è la green economy, quindi tutta l'economia ambientale, e anche qua è fatto congiuntamente da multi-utility, la nostra multi-utility insieme al sistema imprenditoriale, eccetera, e poi la meccatronica come competenza distintiva di territorio, che invece è guidato proprio dall'associazione degli imprenditori, ma che vede coinvolti anche tutti gli altri attori. In più c'è un gruppo trasversale che riguarda proprio la progettazione di un'area territoriale nel quale lavorano congiuntamente architetti indicati come riferimenti dai diversi sistemi di attori. Quindi c'è uno schema organizzativo che in una qualche misura cerca di fare quel lavoro che dicevo prima, cioè delle task force che mettono insieme i diversi attori a lavorare concretamente sui progetti. Quello che io penso, o se devo dirla tutta onestamente, è che sono dal mio punto di vista non molto efficaci i gruppi di lavoro che si devono inventare un lavoro, cioè che diventano gruppi di lavoro, quindi facciamo un gruppo di lavoro, ma invece è il progetto che tira, cioè laddove c'è il progetto, c'è l'idea, c'è la soluzione, cioè si fa perché c'è qualcosa, perché c'è in mente di fare una cosa, non perché, allora lì è il progetto che fa da tiro, no? Dov'è che si sgretolano? Quando io faccio, no, la cabina di regia, ecco, allora lì fluff, diventa quello che Carlo Mocchi una volta chiamava l'effetto soufflé, no? Si gonfia ma poi a un certo punto si sgonfia. Cioè invece se c'è un progetto chiaro di riferimento, un compito da portare a casa, un obiettivo preciso da risolvere, pragmatico, allora gli attori tra di loro lavorano molto bene attraverso meccanismi di questo genere. E su tutto facciamo così, lo facciamo sullo sviluppo economico, adesso apriamo un patto per il welfare nel quale avremo gruppi appunto che lavorano sui temi di come sviluppare il secondo welfare, altri che lavorano sul tema di come recuperare nuove risorse, eccetera. Quindi è un processo di costruzione delle relazioni con gli attori. C'è il signore? Buongiorno, sono Allegretto Alsteramo. Questo tipo di progettazione che si può anche, diciamo, conglobare, si può trasferire alle ALS? È una bella domanda. È una bella domanda. Io anche qua, non avendoci, guardi, io ho imparato che delle organizzazioni si può parlare quando uno ci lavora dentro, perché è lì che le capisce. È difficile parlare delle altre organizzazioni nelle quali non si è operato, perché davvero, insomma, ci sono degli aspetti che si capiscono solo quando si è dentro. E quindi io non mi permetto tanto di dire. Certamente per noi la ASL è un soggetto col quale abbiamo continuamente rapporti, dal welfare a tutto, allo sviluppo economico, perché c'è il tema di aprire un locale che è particolarmente importante per revitalizzare un'area della città storica che magari è leggermente degradata, c'è bisogno, cioè continuamente, quindi certamente questo tema del lavorare in rete è un tema che non riguarda il comune. Casomai è chiaro che in un territorio la leadership, diciamo, dei progetti è del sindaco e del comune, perché quello è quello che è stato eletto e che viene riconosciuto. Però certamente dovendo lavorare in rete, come dicevo prima, il problema non è solamente l'istituzione, ma anche la rete degli attori. Sono anche le competenze che stanno nella rete degli attori, nell'ASL, cioè. Ed è chiaro che tutte queste organizzazioni debbono iniziare a parlarsi in maniera più orizzontale. Devo dire che una delle grandi difficoltà che io vedo e che noi siamo in un contesto sociale abbastanza dominato dalla competizione e non dove il valore della cooperazione prevale, dove non prevale il valore, come dire, dell'interesse generale, ma prevale, come dire, l'affermazione un po' della propria immagine, della propria identità. Io lo vivo sia dentro il mio contesto organizzativo, proprio nelle relazioni interpersonali, cioè non ne sto facendo una valutazione, ma
C'è un po' ancora molto questo mito dell'affermare il proprio marchietto, la propria identità, di non perdere il proprio... perdendo di vista che nessuno lo guarda quel marchio, che non interessa a nessuno, le persone vogliono risolvere i loro problemi e quindi non vedono se l'ha fatto la... Cioè guardate, se la squadra di pallone retrocede, comunque viene chiamata in causa il sindaco, quindi per adesso sto facendo un'iperbole, ma il tema di fondo è che non è che uno sta a vedere se è l'ASL, se è il comune, se è l'università, non gli frega niente a nessuno di questa roba qua. Abbiamo un'idea di come i cittadini ci guardano che è assolutamente fuori dal mondo, cioè i cittadini hanno altro da fare, vogliono semplicemente riuscire a risolvere i loro problemi, quindi in questo senso secondo me è una competenza che si deve sviluppare proprio trasversalmente al sistema di istituzioni. Prego. Aspetta un secondo, scusa. Paola Dugoni, Comune di Mantova. Due parole proprio sulla sequenza. Bisogno, progetto e rete oppure bisogno, rete e progetto? Mi sono spiegata? Insomma, non ho capito bene allora, il rapporto tra rete e progetto. Quando dici allora, bisogno certamente parte certo, per prima e siamo d'accordo. Partiamo dal bisogno. Sì. Quindi il Comune pensa al progetto per risolvere il bisogno e quindi... Secondo me bisogno, rete e progetto. Bisogno, rete, progetto. Secondo me sì. Cioè è la rete che in un qualche modo declina come la capacità dell'interpretazione del bisogno e del porre, come dire, il problem setting, se vogliamo dirla così, secondo me è abbastanza del comune, della politica e di chi viene eletto per fare questo mestiere. Cioè interpretare i bisogni dei cittadini e porli al centro di un'agenda. Dopodiché coinvolgendo e operando con la rete degli attori, costruire il progetto. Perché altrimenti è molto difficile costringere degli attori a lavorare su un progetto rispetto al quale non hanno dato un contributo nella progettazione. Ecco, però io in questo invece ho un'idea leggermente diversa. Faccio un esempio. Pensate al modo in cui noi facciamo le gare. Noi facciamo le gare normalmente dicendo questo è il servizio che mettiamo a gara, dammi questa prestazione. Chi mi fa il prezzo migliore, chi mi mette, eccetera. Adesso, tra l'altro il Dipartimento proprio della tecnologia mi ha chiesto di partecipare a un gruppo di lavoro che ragiona secondo me su un tema di grande rilievo, che è il tema delle gare pre-commerciali, cioè dire io ho questo bisogno, chi è che mi propone delle soluzioni rispetto al bisogno che possono essere utili per risolvere? Perché questa cosa mette in moto anche la creatività, la fantasia, le competenze soprattutto dei fornitori, del terzo settore, degli attori. Io guardate, l'altro giorno noi abbiamo dovuto tagliare, come credo tutti quanti, i fondi, eccetera, no? Trasferimenti, tagli e così via. Abbiamo chiuso alcuni giorni una ludoteca, cioè abbiamo detto dobbiamo chiudere un giorno alla settimana. Il gestore di questa ludoteca, che è un soggetto del terzo settore, eccetera, è venuto e dice, ma scusate, ma se io ho l'idea di proporre una cosa diversa, per esempio far pagare una tesserina, cambiare il modello e tenerla aperta tutti i giorni, voi che cosa mi dite? Con chi parlo? Ecco, questo è il punto di fondo, cioè dare la possibilità agli attori che diventano anche gestori di questi servizi eccetera di essere protagonisti non solo sul piano esecutivo ma sul piano della progettualità, perché noi abbiamo bisogno di portare dentro competenze, idee, saperi, esperienze che non possono stare tutte dentro all'amministrazione pubblica, perché non siamo onniscienti e la società è diventata complicata. Molto complicato. Simonetta Greco, Associazione Itaca. Sì. Mi ha un po' anticipato la domanda, perché prendendo spunto da due domande di interventi precedenti, la dimensione del territorio degli abitanti e la sequenza delle priorità, bisogni, reti. Io vengo da un quartiere di Roma che è più grande di Ferrara. E portiamo avanti un progetto che abbiamo intitolato La macchina di Anticitera, dove la complementarietà degli ingranaggi di questo astrolabio riesce a dare una visione dell'insieme dall'alto, dell'universo, del bene comune. Infatti la ringrazio anche per questo intervento. E quando si parla di un capitolato, quindi arrivo subito per essere concisa sulla domanda, e che cosa... La risposta è nel bisogno, cioè il progetto mettendomi nei panni dell'altro, cioè il cittadino, e la risposta al territorio è data dalla
complementarietà dei bisogni. Sì. Io devo fare una scuola, come me la pensi questa scuola? Cosa mi ci metti dentro questa scuola? Cosa mi metti intorno a questa scuola? Cioè, esattamente. E quindi così. In realtà credo che manchi effettivamente quello che noi nel progetto abbiamo chiamato pensiero morbido, cioè il pensare nel bene comune in maniera complementare e organica, ma mancano figure che siano disponibili a mettersi in gioco, certo, uscendo dai panni propri e entrando quelli degli altri. Sì, e anche che lo facciano di mestiere, sono perfettamente d'accordo. Scusate, io devo chiudere perché hanno bisogno della sala, lo so, però... Ah, c'era, non lo so più, c'era una domanda... Chi? Pia? Sì. No, direttore generale dell'innovazione del dipartimento si può permettere di fare la domanda, se le lascia la signora. Grazie. No, io volevo chiederti se ti era capitato di riflettere a quali sono le politiche nazionali che possono favorire o ostacolare un modo di concepire il governo della città come quello che tu hai presentato. Sì, no, io credo che le politiche nazionali possano favorirlo effettivamente. Secondo me non è un problema normativo, cioè non è solo un problema normativo. Certo, ecco, un modo per favorirlo sarebbe, secondo me, in parte quella del decentramento, in parte del federalismo, cioè, secondo me anche il decentramento dei poteri. Cioè noi abbiamo una grande difficoltà, cioè se il centro si occupasse di far funzionare bene le amministrazioni centrali periferiche, ad esempio, per noi sarebbe certamente un grande vantaggio. Cioè se le soprintendenze, se gli uffici periferici dello Stato avessero maggiore autonomia, maggiori non competenze nel senso tecniche, ma maggiore capacità anche di decisione autonoma su alcune cose, eccetera, probabilmente si riuscirebbe meglio. Secondo me il tema del deconcentramento, cioè togliere il potere, lasciare abbastanza potere alla periferia delle amministrazioni centrali, il tema del federalismo e del decentramento anche istituzionale, eccetera, secondo me è un tema molto importante. Il supporto alle amministrazioni locali è molto altrettanto importante, perché questi temi non sono conosciuti dentro le amministrazioni, quindi può svolgere un compito importante dal punto di vista della formazione, dello sviluppo e della diffusione delle competenze. Credo non sia tanto un problema normativo, perché il tema di fondo è che secondo me qui sta diventando un problema dell'agire, non più delle norme in questo senso. Poi se ci tagliano meno soldi è meglio, perché questo ci mette un po' in difficoltà, se ci lasciano qualche margine di autonomia in più. Certo, certo. Va bene. Grazie a tutti.